Com'è? Non posso neanche dire di averci provato. Pronto? Pronto? Ma appena poco di più, se vuoi appena più alto. Può andare bene? Così può andare bene, sì. Sì, sono qua. È a posto. Bene, Andrea. Allora, inauguriamo stasera il primo incontro di Italia Citofono a Suburbia, all'Officina delle Arti. Scusateci il ritardo, però appunto essendo il primo incontro avevamo un problema a gestire tutti i meccanismi, diciamo, tecnici della televisione. Diamo anche il benvenuto al pubblico che ci segue da casa, se c'è qualcuno che ci segue da casa, comunque numerosa gente che con questo caldo sta in casa per la televisione. Vabbè. Il dibattito di stasera, diciamo, è nato perché sembrava doveroso continuare un qualcosa che avevamo fatto nella nostra vecchia sede circa un mese e mezzo, due mesi fa, che era un forum sulla cultura Reggio Emilia. Questa volta è cambiato leggermente perché, essendo a Suburbia, siamo stati trasferiti comunque qui fino al 12 settembre, volevamo comunque creare qualcosa, un collegamento tra quello che è l'incontro, diciamo, destinato al centro storico dell'incontro, anche destinato alle periferie o ai luoghi della cultura nella città, in quella che era una Reggio del passato, in quella che è una Reggio del presente e in quella che teoricamente, proprio da oggi, che è stato nominato, diciamo, i nuovi assessori e così via, dovranno essere gli indirizzi di una Reggio della cultura del futuro. Dunque, diciamo che sono intercorso delle mail durante, diciamo, quelli che sono gli incontri di Italia Citofono, ci sono state, diciamo, anche delle fantasie differenti. Inizierei da Pietro Bevilacqua, che appunto, quando è stato invitato in questo incontro, il titolo, diciamo, sui luoghi di incontro della città ha fatto pure una riflessione sul fatto che comunque nella cultura spesso non è solamente un qualcosa di ufficiale che viene realizzato su comando di qualcuno, ma vi sono delle culture, diciamo, non ufficiali, informali, che nascondono, cioè che spesso sono nascoste. E come sono queste culture, diciamo, queste casualità che nascono? Cioè, raccontaci di questa Reggio che si ricevi anche via mail. Grazie Gianluca. Un saluto a tutti. Io, quando ho ricevuto l'invito di Gianluca per questa chiacchierata, questa chiacchierata tra amici, no? Era una serata calda, io venivo da lontano e mi ero appena fermato a mangiare una fetta di cocomera lungo la circonvallazione. Mi ha fatto molto piacere trovare questa mail quando ho acceso il computer al mio ritorno a casa, e mi ha dato così l'estro per ricordare alcune situazioni, ecco. Io credo di essere stato invitato a questa occasione di incontro in virtù di una qualità particolare, di uno spettatore, non certo di un protagonista, non certo di una comparsa, non certo di un comprimario, ma di uno spettatore di alcune situazioni, di un osservatore, in taluni casi esterno, in altri meno, di alcune situazioni che hanno mosso
persone e idee nella nostra città. Ecco, le situazioni delle quali volevo tratteggiare qualche aspetto e qualche luce appunto di una mia esperienza diretta, sono situazioni che ho vissuto direttamente, situazioni che ho vissuto tramite il ricordo di persone, di amici, di persone care, situazioni, come diceva Gianluca, non ufficiali, situazioni così di aggregazioni spontanee o di solitudini spontanee, no? Di momenti, cioè vissuti in gruppo, vissuti da singoli, di riflessione, di elaborazione, di produzione in ambito culturale, con i quali ho avuto delle intersecazioni, no? La prima situazione della quale, ecco, vi prego anche di considerare le parole che vado a dirvi, non certo come esaustive, no? Come uno spaccato del ma semplicemente come un mio personale momento di incontro con ricordi di altre persone per situazioni che non ho vissuto direttamente e con situazioni dirette. Quindi nessuno credo debba sentirsi meno matto dal fatto che non si parla di lui, no? Ecco. E la prima situazione è una situazione che non ho vissuto direttamente, che risale a 64 anni fa. E il ricordo mio di questa situazione deriva da una fotografia che ho visto e commentato con alcune delle persone che erano ritratte in questa fotografia. La fotografia è stata pubblicata su due volumi di Prandi, e apro una piccola parentesi su Dino Prandi, che è recentemente scomparso ed è stata, secondo me, una scomparsa. È scomparso di una persona molto anziana, ma che ha dato moltissimo alla nostra città, lui e suo padre, no? E in due pubblicazioni di Dino Prandi su Ezio Comparoni, più noto come Silvio D'Arzo, importante scrittore italiano, nato casualmente a Reggio, ma non casualmente a Reggio ha sviluppato e coltivato la propria sensibilità. La fotografia, che è presente in due volumi editi da Prandi su Ezio Comparoni, è la fotografia di un gruppo che si chiamava il Gruppo dei 12. E 12 amici nel 1940 si fecero ritrarre fotograficamente da un tredicesimo sullo sfondo dei giardini pubblici, e con il teatro, un lato del teatro municipale come quinta, no? E questa è la prima situazione che velocemente volevo tratteggiarvi. In questa situazione i cui protagonisti, cui 12 più uno, quello che non vediamo, no? Sono quasi tutti scomparsi, tranne uno, credo, no? Questa è una situazione che mi è immediatamente venuta alla mente quando Gianluca mi ha proposto questo tema. Un gruppo nel quale uno solo ha avuto, in quel caso postumo, successo e riconoscimento del proprio valore, della propria qualità culturale, un gruppo di amici molto diversi, uno faceva il droghiere, uno faceva l'impiegato al provveditorato, un altro lavorava alle poste, un altro faceva il giornalista, uno faceva il professore e Ezio Comparoni per l'appunto, no? Un gruppo di persone che allora avevano tutti tra i 20 e i 24, 25 anni nel 1940. E poi mi è venuto in mente un altro gruppo. Si può abbassare un pochino forse? Perché mi ronza nelle orecchie. E poi mi è venuto in mente un altro gruppo del quale ho avuto la fortuna di partecipare direttamente, un gruppo che ha accompagnato la mia adolescenza, un gruppo che ha visto la mia giovinezza, le esperienze prima, diciamo, della strutturazione, no? di quell'approccio alla cultura che poi i grandi maestri all'università ci hanno insegnato in modo molto più organico, no? E questo invece era un gruppo di amici che è nato circa
35 anni fa, diciamo, quindi in quell'epoca in cui io avevo una quindicina d'anni, e un'amicizia che ci ha accompagnato per 10 anni sostanzialmente come gruppo coeso, e questo gruppo ha visto crescere, svilupparsi e dibattere al proprio interno, no? una serie di sensibilità, di interessi e di voglia di dar corpo ad una produzione, chi letteraria, chi artistica, chi più strettamente poetica, chi invece una riflessione più di natura analitica e scientifica sugli aspetti della letteratura e della cultura. E anche questo è un gruppo che ha nella mia testa, no, una fotografia di riferimento, no, una fotografia nella quale 6-7 amici di ritorno da un lungo viaggio hanno pensato di mettersi insieme ragionando su quella che era la loro autoeducazione culturale in quegli anni. Parallelamente, ecco, di questi amici a me piace citarne alcuni, quali ad esempio Giorgio Messori, no? Che mi avrebbe fatto piacere che, tornato adesso in Italia dopo un lungo periodo di assenza, e che mi avrebbe fatto piacere che fosse tra noi, ci sarà credo tra qualche giorno per un'altra iniziativa di Telecitofono. E ad esempio Daniele Benati, che ha una produzione letteraria interessante e anche tra l'altro con cose nuove in questi ultimi mesi, no? E anche questo è un gruppo che, come il precedente, pur nelle caratteristiche diverse, rifletteva per quegli anni, in quegli anni specificamente, parlo dell'inizio degli anni 70, senza maestri, ma trovando nella città, nelle iniziative che la città allora produceva, no? Trovando elementi di stimolo molto forti. Parlo di iniziative di vario tipo, sia in ambito letterario, sia in ambito artistico, sia in ambito ad esempio cinematografico. Io ricordo ancora l'impressione forte che mi fece, che ci fece, perché allora si ragionava veramente al collettivo, no? Cioè nel senso che condividevamo, no, queste emozioni, queste impressioni. L'impressione forte che ci fece una bella rassegna fatta dal maestro Tamagnini sul nuovo cinema tedesco, e ricordo, no, e penso che anche altri la ricordino, i film di Volker Schlondorf, i film di Fassbinder, i primi film di Herzog, e questa fu una cosa che ci colpì molto, così come ci colpirono altre scoperte che per noi furono tali, segnarono per alcuni anche poi la loro produzione letteraria ed artistica successiva, scoperte di ambito letterario, di ambito artistico, che furono realmente un segno forte. E parallelamente, rispetto a questo gruppo informale marginale, altri gruppi informali e marginali, no, prendevano corpo. Ad esempio ricordo un gruppo di amici, lo ricordo molto bene perché coetaneo, e perché poi quando semmai parleremo anche di spazi, no, in quali spazi prendevano corpo questi momenti di incontro, questi momenti di confronto, questi momenti di crescita. Noi condividemmo con questo gruppo di amici anche alcuni spazi, alcune osterie, alcuni bar, alcuni caffè, alcuni ritrovi, no? Che era il gruppo di un caro amico e coetaneo, che è Fabrizio Dall'Aglio, che a mio parere è uno dei più interessanti poeti potrei anche estendere, insomma, sicuramente un poeta contemporaneo di grande valore, ecco. In questo gruppo c'erano altri amici, Stefano Vinceri, detto Nicchio, no? E altri che scrivono, hanno pubblicato delle cose belle, e sono sempre stati, diciamo, ai margini di, ma non meno centrali però come attenzione alle cose, come qualità di produzione, ma ai margini, no? Cioè in questo suburbio
cittadino, no, che dal quale non chiedevano di, al quale non chiedevano di essere valorizzati e nei confronti del quale non avevano richieste di spazio, di potere, di voce, no? Ecco. Poi altre due o tre considerazioni, però ecco, queste sono state le prime cose che mi sono venute in mente quando appunto Gianluca mi ha invitato, e questo mi è venuto in mente questo parallelismo, no, tra una situazione di tanti anni fa, di gruppo, il gruppo dei 12, nei quali, tra i quali c'era Ezio Comparoni e Silvio D'Arzo, cioè il gruppo degli amici nostri che non ha avuto bisogno di darsi un nome, ma che poi all'inizio degli anni Ottanta ha in qualche modo concretizzato, no, in un'esperienza editoriale che è stata l'esperienza del 1981 della casa editrice che prese il nome di Elia Leglia, no, che vide, della quale semmai poi parlerò, vide un susseguirsi di una decina di pubblicazioni nell'arco di 3 anni, commercialmente disastrosa, ma diciamo della quale io ho tuttora personalmente un ricordo molto forte, credo con una produzione piuttosto interessante, no? Ecco, quindi queste prime considerazioni sono sul gruppo. Poi ai gruppi delle forti individualità, e ricordo ad esempio nel 1977-78 forse, il primo momento di incontro con Pier Vittorio Tondelli, con il suo manoscritto di Altri Libertini, che poi vide la luce nel 1980 dopo una serie, anche questa molto interessante da considerare, di rimaneggiamenti editoriali, no, richiesti e a cui lui accondiscese da parte dell'editore, no? Quindi al gruppo io abbinerei anche la considerazione su alcune individualità con dei flash, e poi semmai se ci sarà tempo svilupperò con piacere. Allora, Fabrizio Cicconi, vorrei invece chiedere una cosa. Diciamo, si è parlato comunque spesso di cultura, di come, diciamo, di quello che è il dialogo fra le istituzioni, gli artisti, i progetti, e tutto quello che concerne comunque il fare cultura. Nel campo della fotografia, comunque dell'ambiente non solo fotografico che frequenti, quali sono le difficoltà di dialogo fra la componente artistica e la componente istituzionale e politica, che meno male comunque al giorno d'oggi ha un forte peso rispetto all'organizzazione di mostre e di spazi, perché comunque fare cultura è spesso un costo senza un ricavo, insomma. Buonasera, è una domanda complessa da un certo punto di vista, perché da un po' di tempo a questa parte almeno sto assistendo a una mancanza di progettualità, no? Dal punto di vista politico, per quanto riguarda la cultura. Che tempo fa c'era? Diciamo che ci sono delle volontà, secondo me, che individuali, che spesse volte si scontrano con dei muri anche di invidie, non so, forse anche, no? di potere, che non ti permettono di mandare avanti un progetto. Per quanto riguarda la fotografia, Ranger è sempre stata molto importante come polo culturale fotografico. Ci sono molti nomi importanti che sono nati a Reggio e che hanno portato la fotografia a livello nazionale, per dirne uno, Luigi Ghirri. E anche nel nostro territorio, tra Modena, Olivo Barbieri, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda, io adesso parlo della mia esperienza personale, c'è stato un buon inizio, per esempio, intorno alla metà degli anni 90, quando si era partito con un'idea molto
secondo me è bella, no? Un progetto che è partito dalla fototeca di Reggio Emilia, la quale secondo me è un punto di partenza molto importante. Secondo me poche città hanno una fototeca del livello di Reggio Emilia e secondo me non viene valorizzata veramente abbastanza. In tutti gli altri paesi dell'Europa la fotografia è molto importante, ci sono dei musei della fotografia importanti. A Reggio è una delle poche città che ha una fototeca, che aveva cominciato nel 96 con un progetto e poi si è fermato per non so quali problemi, che poi è sfociata in una mostra, no? Questo inizio di progetto, c'era quello di chiamare vari fotografi negli anni, no? A documentare la realtà sociale, culturale di Reggio Emilia. Sfociata poi nella mostra che si chiamava Emilia, scritto in latino, che tutti chiamano A Emilia, e secondo me molto ben riuscita, cioè coordinata bene e gestita bene. Dopo non so se sono mancati i fondi o se è mancata la volontà. Fatto sta comunque che la cultura si è un po' negli ultimi anni arenata, perché non ci sono più iniziative veramente che proseguono, sono solo degli exploit. Per esempio io insieme a Fabio Boni abbiamo fatto 2 anni fa, no? Siamo stati chiamati dalla Lorenza Franzoni, no? Che è sempre stato il mio sogno, la Lorenza Franzoni che stava organizzando i teatri dei quartieri, e lei ci aveva chiamato per documentare via Roma, no? Dovevamo fare subito una decina di foto a testa, perché doveva fare una proiezione una serata che lei aveva organizzato. E come si fa a fare 10 foto a testa in via Roma? Ne abbiamo fatti 40 a testa, il che lì è partita fortunatamente, no? L'idea dell'assessore di fare un libro. Questo libro a fatica è stato pubblicato, però mi chiedo come mai, no? Così tanta fatica comunque per pubblicare una cosa con dei costi secondo me veramente contenuti, no? Perché noi di fatto abbiamo lavorato molto volentieri, no? Per queste operazioni a bassissimo costo. Il libro è costato pochissimo, la mostra non si è fatta, però c'è il libro. E però si è poi fermata lì, no? Lì era bello, non dico chiamare ancora me e Fabio Boni, però magari coinvolgere altri autori per documentare gli altri quartieri, no? Dove la Lorenza magari interveniva nei suoi spettacoli. Devo dire però che ultimamente al di là della realtà politica, no? Che adesso poi è cambiato il sindaco, non so come andrà a finire, dovrà iniziare o finire, forse è forse il rischio come inizierà. Vedo personalmente una volontà da parte delle aziende di promuovere la loro immagine, no, a livello culturale. Aziende di vario tipo, adesso io più che altro ho avuto esperienza delle cooperative e ultimamente dell'azienda trasporti di Reggio, la CT, che per far conoscere il loro operato non richiedono più al fotografo una documentazione sterile dei loro capannoni, ma un'indagine più antropologica, nel vero senso della parola, no? Nel senso che
mi ha permesso proprio di fare una ricerca di non solo luoghi, ma anche fare ritratti a persone che lavorano dentro a queste aziende. E loro possono essere potenzialmente, anche economicamente, dei buoni punti di partenza per fare un progetto culturale. Però anche questo andrebbe coordinato. Ci vorrebbe magari una volontà politica che riesca a fare un progetto sulla realtà lavorativa, sociale della città. Vabbè, non so se posso fare pubblicità la mostra, che ci sarà il 22, il prossimo giovedì, il 22 luglio alle 9 a Palazzo Magnani, ci sarà appunto una mostra di questo lavoro che ho fatto per la CT, il quale è stato molto interessante, che proprio ho documentato sia gli ambienti che soprattutto le persone che usufruiscono e lavorano dentro la città, cioè passeggeri e dipendenti. E sono entrato veramente in realtà totalmente diverse l'uno dall'altro, no? Tra i passeggeri che si lamentavano del biglietto troppo caro e i dipendenti che magari si lamentavano dello stipendio basso, altri invece che erano molto contenti di essere fotografati e si vestivano perfettamente perché erano fieri di lavorare per questa azienda. E, niente, perciò secondo me, adesso non so poi quali saranno i problemi contingenti economici che possano permettere di realizzare una mostra, oggi come oggi. Questa mostra che c'è in questo spazio, penso che abbia avuto dei costi abbastanza alti, però forse anche con poco si riesce a coinvolgere i vari autori, diciamo, per arrivare un po' culturalmente la città. Una cosa che mi ricordo, io dei primi anni 90, 90-95, sono le iniziative di Palazzo Rumini, no? Anche se dubbie, però comunque muovevano tantissime persone e tantissimi autori a livello nazionale, ai chiostri di San Pietro. Per poi ricordare, vabbè, Micromacro, ecco, quelli lì erano dei progetti che duravano nel tempo. Io spero che adesso si riparta veramente con un'idea di progetto a livello proprio di volontà politica, anche perché gli autori stanno diventando sempre di più individualisti, ognuno cerca di accaparrarsi il proprio angolino, da che ce n'è poco per tutti, c'è un po' uno sgomitamento. E non credo che sia positivo per la popolazione, anche perché la gente non è stata, non, si sta disabituando alla cultura, al vedere delle mostre, no? Ma non solo di artisti concettuali, cioè proprio io vedo che a Londra c'è stato Arles, no? Il rincontro di Arles in Francia, dove la maggior parte dei fotografi, alcuni cataloghi che ho preso, sono proprio dei fotografi che hanno documentato la realtà sociale del loro paese, dei loro luoghi, no? Perciò questo è fondamentale, no? È importante. Anche qua ci sono non solo fotografie, anche dei quadri, no? Che possono rappresentare la realtà dei luoghi. E questo può essere una partenza per coinvolgere tutta la popolazione, non solo gli addetti ai lavori.
Ecco, la cultura adesso sta girando molto sugli addetti ai lavori. Cioè, sono sempre quelle persone che alle mostre si ritrovano e si scambiano i pareri. Invece sarebbe bello riuscire ad avere un coinvolgimento di più persone. Per esempio a questa mostra dell'ACT io spero che vengano tutte le persone che ho fotografato e tutti i dipendenti dell'ACT anche che non ho fotografato. C'è gente che magari non è mai, oppure non è abituata ad andare delle mostre, no? Così magari gli viene anche voglia di andare a vedere delle altre. Questo è importante, secondo me. Allora, Giuseppe Caffelli, volevo fare una domanda. Noi, la nostra generazione, bene o male, cioè chi diciamo più giovane è cresciuto diciamo durante gli anni 90, diciamo, ha preso un po' coscienza della realtà, diciamo i nostri insegnanti ci hanno sempre detto che era importante la memoria, ricordare, eccetera, eccetera. Coloro che bene o male hanno cercato di ricordare, cercano di ricordare, di ascoltare le storie del passato, non possono che crescere un po' depressi e nostalgici, nonostante cioè, si vive un presente giovane, perché comunque dai racconti, anche quelli più recenti, diciamo, sembra che ciò che è stato fosse veramente molto più ricco, più vero, più vi fossero interessi più puri, diciamo, in un certo senso. E comunque la politica e comunque la società fosse più attenta a ricercare quello che c'era di vero, di sincero, di rappresentativo dello stato delle cose, piuttosto che diciamo affidarsi a semplicemente fare e mostrare per vedere che determinate cose sono realizzate. È diciamo una costante storica questa di cui c'è, cioè, comunque il passato è sempre meglio, oppure c'era veramente qualcosa in più e le cose erano diverse? E se le cose erano diverse, cosa è cambiato? Qual è l'approccio sbagliato? Quali sono le difficoltà odierne? Grazie, Massimo. Ma tanto io diffido dei laudatores del tempo esatto. Siamo tutti in qualche misura nostalgici di un'epoca nella quale eravamo più giovani, tutto sembrava migliore. Soprattutto con l'avanzare dell'età è facile che anche nel lavoro culturale si tenda a vedere retrospettivamente il tempo nel quale si produceva cultura o si partecipava alla produzione culturale come un tempo più felice, più ricco, più vivace, più autonomo. Non credo che sia così, lo dico apertamente. Credo che se guardo questo luogo nel quale sono felice di essere venuto stasera, io dico che un luogo come questo l'avrebbero sognato in tanti, 30 anni fa o 20 anni fa, perché già erano presenti iniziative di questo genere in altri paesi del mondo e la Reggio non c'era. Eppure non si riusciva, era un percorso difficile. Tanto ed è sempre comunque un percorso difficile, quello che tende ad introdurre il nuovo in una cultura che quella che per esempio ha caratterizzato la nostra città, fatica ad inserirsi nei circuiti nazionali e internazionali, tende a rinchiudersi un po' nell'incambiamento di noi stessa, anche se ci sono molte iniziative interessanti che provano a rompere questo guscio nel quale si trova. È vero che una società come quella che per esempio mi sono trovato a provare a gestire, non oserei neanche dire a gestire in termini di attività culturali pubbliche, proprio 30 anni fa, aveva dei connotati per certi aspetti più simpatici di quella odierna. Lo dico probabilmente riflettendo di nuovo su me stesso in termini mitologici. Dico più simpatici perché c'era effettivamente, Pietro Bevilacqua l'ha ricordato, anche se con qualche anno di ritardo rispetto a quello in cui l'ho vissuto io come periodo,
c'era una spontaneità e una genuinità di comportamento che nasceva anche dalla scarsità di mezzi e dalla relativa difficoltà a socializzare dei contenuti culturali in una realtà, non dimentichiamolo, che poi ha scoperto la cultura come attività istituzionale molto recentemente. Io voglio dire, soprattutto a chi è giovane, che nel 1970 io sono diventato il primo assessore della cultura dell'amministrazione provinciale di Agrigento, non c'era precedente. Prima del 1970 gli assessorati della cultura non esistevano. Sembra di andare indietro di moltissimo tempo, ma è la realtà. C'erano degli assessorati all'istruzione che provavano a cimentarsi con delle attività di carattere culturale, ma venivano bloccati dalle giunte provinciali amministrative, che allora controllavano gli atti sugli enti, degli enti locali, perché la legge non prevedeva, non lasciava ai comuni libertà d'azione in materia culturale. Si gestivano alcuni istituti che venivano da lontano, le biblioteche e i musei, con parametri, criteri e metodologie che francamente a rivederli oggi fanno sorridere rispetto all'evoluzione che c'è stata in materia di efficienza, di efficacia, di lucidità anche di impianti. Credo che sia stato importante iniziare quel processo. Io, quando me lo chiedono, mi permetto solo di dire di essere stato una persona che ha avuto la fortuna di partecipare all'esordio di un recupero da parte della collettività di una funzione che prima non era esercitata dalle istituzioni pubbliche. Questo è stato determinato da tanti elementi, la scolarità di massa, la crescita culturale complessiva della città, della popolazione, del paese. In fondo chi esordiva allora sul versante culturale veniva, come me, da storie familiari e sociali dove la cultura non era neppure presente in termini di vissuto familiare, era un lusso di poco privilegiato fondamentalmente. Credo che sia stato rilevante questo aspetto, ma non credo che questo aspetto possa dirci che c'era un'età dell'oro nella quale tutto funzionava, tutto era bello, tutto era meraviglioso, innovativo, d'avanguardia. Sì, ci sono state esperienze importanti, delle iniziative interessanti, sono state fatte delle azioni di recupero alla gestione pubblica di molte attività che non lo erano prima, ma questo non significa che la città era più viva culturalmente di quanto lo sia oggi. Io sono convinto del contrario. Io credo che oggi in una città come Reggio ci siano migliaia di persone che si occupano di cultura, 30 anni fa c'erano centinaia, forse decine. Quando sento dalla testimonianza di Cicconi una certa giusta preoccupazione di vedere partecipare più persone, non solo gli addetti ai lavori, alle esperienze, agli esperimenti di carattere culturale, devo dire che ha ragione certamente, ma l'evoluzione storica è tale da farmi per certi aspetti sorridere. C'erano veramente molte meno persone che si occupavano di cultura 30 anni. Io lo so. Ma lo dico in termini positivi, cioè come è corretto, io credo, cercare un rapporto, un contatto con il maggior numero di persone, come è giusto provare a stimolare, anche con iniziative come queste, la creatività, la comunicazione, l'interrelazione tra le persone che hanno sensibilità, idee differenti, ma hanno voglia di fare. È altrettanto giusto ricordarsi che per fare queste azioni occorre comunque strutturarsi, fare delle scelte coraggiose come questa, fare degli investimenti anche economici che non sono mancati nella nostra città. Io voglio dire con assoluta tranquillità, io credo che se uno dovesse fare la storia degli investimenti in ordine alle attività culturali della città di Reggio, mi ci metto dentro parzialmente anch'io, dagli anni 70 ad oggi c'è un'evoluzione forte, un incremento significativo, c'è una volontà che permane, che si differenzia, che si modernizza anche per molti aspetti. Voglio darvi
darvi solo qualche punto di riferimento, non voglio cedere. La mia generazione ha tentato di recuperare alla gestione pubblica attività come quelle teatrali, che erano da molti decenni di assoluta pertinenza di gruppi privati. Il teatro municipale non aveva una stagione teatrale pubblica. Il teatro municipale era da molti decenni affidato a gruppi privati che ne gestivano non solo gli spazi per le loro attività, ma anche le stagioni. Ci siamo fatti un vanto di aver recuperato nel giro di pochi anni la gestione pubblica del teatro municipale. Oggi siamo i promotori di una riprivatizzazione della gestione delle istituzioni culturali, tant'è che è nata una fondazione come quella dei teatri, che è un futuro di diritto di tipo privatistico, anche se ovviamente l'amministrazione comunale ne è parte integrante. Allora si trattava di recuperare ad una dimensione pubblica l'uso di spazi che erano nati con questa funzione. Oggi si tratta di provare a rispondere con intelligenza, creatività ed efficienza alle esigenze di diffusione di produzione culturale che sono incomparabilmente superiori a quelle di qualche anno fa. Naturalmente, questo è un dato che connota tutte le persone che pensano, l'insoddisfazione prevale sulla soddisfazione. Il desiderio di fare è superiore alla registrazione di quello che accade, la intenzione di realizzare delle azioni prevarica le capacità economiche di realizzazione delle azioni stesse. E io credo che la cultura abbia proprio questa continua, costante funzione di frontiera, di rappresentare delle istanze che cominciano a maturare dentro la società, meglio se quella giovanile, che non trovano immediata soddisfazione all'interno della, diciamo, dell'establishment, delle istituzioni, o comunque di persone, luoghi, modi e finanziamenti che sono tendenzialmente stabili. Credo che sia un dato inevitabile, imprescindibile, e credo che da questa frizione fra chi ha appena ottenuto un risultato e chi ne vuole produrre un altro nascano poi anche le azioni migliori, le rotture, le discussioni, la capacità di fare entrare nel cervello di tutti delle idee nuove che stanno fermentando, spesso al di fuori anche dei canali istituzionali che uno ha previsto che invece funzionino proprio in quella direzione. Finisco solo dicendo questo. Io credo, facendo un'ultima annotazione, credo che non ci si debba, per corrispondere anche alla domanda che mi faceva Gianluca, non ci si debba fidare troppo dei maestri che raccontano di come era bello il passato, quando le cose funzionavano meglio. Certamente c'erano delle cose che funzionavano in qualche modo meglio, ma c'erano moltissime cose che funzionavano un po' meglio. Quello che conta, secondo me, è non ignorare gli sforzi fatti, ma è ancora più importante non vivere di rendita su quello che è già stato realizzato. Quello che conta è testimoniare oggi la volontà di produrre cambiamento, di introdurre innovazione, di affermare le opinioni nuove. Allora, Pietro fa una domanda sui luoghi della cultura, perché ci sono dei luoghi ufficiali, ci sono dei luoghi non ufficiali. Secondo te, Reggio, quali sono i luoghi altri della cultura, nel senso oltre a quelli più istituzionali, e come avvengono gli incontri dei gruppi che parlavi prima? Cioè, è una casualità, è un incontrarsi perché è una città piccola? Cioè, quali sono le dinamiche, bene o male, per cui le persone si incontrano e decidono di fare cose? Dunque, come prima cosa devo ammettere che riferirò delle impressioni un po' datate, no? Perché di fatto io a Reggio negli anni 90 non ci sono praticamente, non ci ho vissuto, insomma, e quindi rimane un po' il ricordo di quei momenti che accennavo prima, nei quali, come è stato detto molto bene, no? Era diverso il rapporto tra chi si tra chi produceva o viveva o viveva la cultura, no? E il soggetto pubblico, no? E
era molto diverso il rapporto, in quanto per quella che è la mia esperienza e l'esperienza di persone che mi erano vicine in quegli anni, diciamo negli anni 70, anche all'inizio degli anni 80, mi sembra che le domande che chi viveva la cultura, chi produceva la cultura, chi aveva ambizioni di aver voce in questo ambito, le domande che costoro ponevano al soggetto pubblico erano domande meno determinanti per il fattore produttivo di quanto mi sembra siano le domande attuali, no? Mi sembra che forse ci fosse una percezione, forse perché l'offerta peraltro di risorse, di spazi, no? Era un'offerta, come è stato detto giustamente, molto, molto più limitata, molto diversa tipologicamente e qualitativamente dall'attuale. Le domande che chi produceva cultura poneva alla mano pubblica erano domande meno pressanti e meno determinanti, cioè si produceva lo stesso, no? Chi produceva scriveva lo stesso, faceva poesia lo stesso, dipingeva lo stesso, fotografava lo stesso, chi non faceva niente, non faceva niente lo stesso, peraltro, no? E secondo me era, le domande erano meno pressanti, le eventuali risposte erano meno determinanti per il fatto di fare o di non fare. E gli spazi erano spazi diversi. Io sono rimasto molto colpito quando sono venuto in questo spazio molto bello, molto, molto ospitale, molto, molto caldo, no? Che ho sentito immediatamente mio e ho avuto immediatamente la percezione che anche, non so, mia figlia e i suoi amici, i miei stessi amici, potessero velocemente sentire come uno spazio proprio, no? E nei momenti che io ricordo, no, i momenti nei quali si leggeva, si scriveva, si dipingeva, c'era chi faceva musica, c'era chi con alterni successi e con frequenti successi, gli spazi erano diversi, erano, per quello che posso testimoniare io, erano spazi all'aperto d'estate dove non c'era bisogno di consumare, no? Ed erano due panchine, una davanti alla stazione che aveva così un nome in codice tratto da un film americano, da Mesh, e una di fronte alla fuga dei lampioni di via Emilia Santo Stefano verso Parma, no? E in quei luoghi con amici, con persone diverse, con persone di fuori Reggio, ci si trovava soprattutto d'estate, si chiacchierava, ci si confrontava fino a mattina su tante esperienze e su cose molto, molto formative, molto forti, no? E poi erano i caffè, che è un'istituzione, civilissima istituzione, adesso praticamente scomparsa, estinta, no? E i caffè nei quali noi, il nostro gruppo di amici, ma anche altri gruppi, si ritrovavano a ragionare e in taluni casi anche a produrre, erano, Giuseppe Cappelli parlava dei teatri, uno di questi caffè era il caffè Cibotto sotto al teatro municipale, che scoprimo solo più tardi, di aver ereditato questa frequentazione da altri gruppi che in altre epoche avevano frequentato proprio quel caffè, probabilmente parlando, sicuramente almeno uno di questi gruppi, quello appunto che accennava all'inizio, degli amici di Ezio Comparone e dei suoi amici, sicuramente anche parlando degli stessi autori, ragionando sugli stessi autori. Io ricordo anche stimolate dalle lezioni di Guido Fink, delle lunghissime chiacchierate su Melville, ricordo, e sicuramente, perché è documentato proprio in quello spazio, sempre di Melville, una trentina d'anni prima, erano gli amici di Ezio Comparone che ne parlavano. Poi un altro posto dove facemmo i primi esercizi di scrittura era il Caffè della Borsa sotto l'isolato San Rocco, e un altro posto che era aperto tutta notte era un bar verso
verso Parma, che si chiamava gergalmente da Stangone, non credo che avesse un altro nome, e anche lì, in virtù del fatto che era ospitale, non molto caro, e soprattutto aperto tutta notte, anche lì ci si trovava, ci si confrontava, si parlava, si beveva anche, e come noi, altri amici, altri gruppi che incrociavamo, no? E Gianluca mi chiedeva quali erano le interazioni. Beh, le interazioni erano poche, erano tribù diverse, erano bande diverse, no? Ma c'era appunto questa frequentazione degli stessi luoghi, analoghi orari, analoghe necessità di spazio ed ospitalità che, ecco, davvero, no? Vedendo uno spazio come questo, con sicuramente la cura, l'attenzione e l'amore con cui è stato fatto, insomma, immaginarlo come momento, no, nel quale prendono corpo, no, idee prende corpo una autoeducazione, no, all'amore per queste cose, ecco, sì, è sicuramente per me emozionante, no, vedere queste cose che peraltro, come giustamente diceva Gherpelli, da tanto tempo esistono altrove, ma questo è un problema che io non mi pongo, perché non sono un politico o un operatore in questo ambito, no? Io sono contento che esistano qua, no? E sono contento che qua possano davvero diventare sempre più vivi e sempre più forti, no? Come momenti di aiuto.